Buon pomeriggio a tutti e anche un caro saluto a tutti gli spettatori di YouTube. Oggi Plato approda alla penultima tappa del suo viaggio. In questo incontro approfondiremo le problematiche e gli sviluppi della dottrina delle idee di Platone, che ci ha consegnato in due dei suoi dialoghi più tardi, il Parmenide e il Sofista. Per fare questo abbiamo invitato due figure di spicco nel panorama degli studi platonici. Ci hanno raggiunto da Pavia il professor Ferrari e da Roma il professor Fronterotta. Franco Ferrari insegna storia della filosofia antica a Salerno e a Pavia, è autore di numerosi contributi in sedi prestigiose soprattutto su Platone e la tradizione platonica. In particolare ha tradotto e commentato il Menone, il Teeteto, il Parmenide di Platone e il De Procreazione Anime in Timeo di Plutarco, figura che gli studi di Franco Ferrari hanno contribuito in modo decisivo a scoprire come importante autore medio platonico. Abbiamo scelto di inserire un incontro su questi due dialoghi in cui Platone rimette in discussione di fatto il fondamento della sua intera filosofia, ossia le idee, perché ci ha colpito come Platone fosse disposto a discutere ed eventualmente anche a rinunciare a tutto ciò che poi l'ha reso Platone, che l'ha reso grande, interessato ultimamente solo alla verità. E vedremo ora in che modo, grazie agli interventi dei nostri due ospiti. E vi ricordo infine che sui canali social di Ora Invito al Presente potete trovare tutte le informazioni e attività riguardanti i nostri appuntamenti e iniziative, e che inoltre potete riprendere visione di questo e di tutti gli altri incontri di Plato facendo un salto sul nostro canale YouTube. E adesso ci do la parola al professor Ferrari, augurando a tutti un buon incontro. Grazie. Dunque, buonasera a tutti. Ringrazio Edoardo Vieri per avermi invitato insieme al mio caro amico Francesco Fronterotta all'interno di questa importante iniziativa, molto meritoria, e quindi mi fa molto piacere. È anche un'occasione per rivedere il professore Petrucci, che è appunto il titolare dell'insegnamento di filosofia antica, quindi siamo tra amici e una ragione in più per ringraziare. Dunque, il dialogo che mi è stato assegnato, che naturalmente mi fa piacere che mi sia stato assegnato, cioè il Parmenide, rappresenta in qualche modo un enigma. Era stato definito l'enigma di tutti gli enigmi della filosofia antica, in quanto l'oggetto stesso del dialogo costituisce per buona parte, presenta una natura enigmatica. Se, diciamo, è normale trovarci di fronte alla mancanza di un consenso esegetico quando abbiamo a che fare con Platone, ecco, nel caso del Parmenide questa diafonia, questo dissenso raggiunge per così dire vette notevoli e finisce per concernere lo stesso oggetto del dialogo. Cioè, qual è l'oggetto del Parmenide? Del resto, il fatto che ci siano opinioni così contrastanti e così diverse oggi nell'ambito della Platon's Forschung trova un corrispettivo anche nel mondo antico. Anche gli antichi si trovarono in dissenso radicale sul significato e perfino sul contenuto di questo dialogo. Proclo, il grande commentatore neoplatonico, autore di un commento proprio al Parmenide, che ci è rimasto solo fino alla pagina 141e, cioè fino alla prima deduzione della famosa gimnasia, Proclo ci dice che esistevano già ai suoi tempi due grandi filoni esegetici, l'uno logico e l'altro, per così dire, metafisico o ontologico. E all'interno di ciascuno dei filoni esistevano poi correnti diverse, c'erano differenziazioni anche all'interno di ciascuno dei due filoni. Proprio Narve, diciamo, riporta, per esempio, l'esistenza di due diverse tendenze esegetiche di carattere logico, l'una volta che considera il Parmenide come
il grande tentativo di confutare Zenone, l'altro che considera il dialogo una sorta di gimnasia, di ginnastica funzionale alla paideia, cioè all'educazione. E anche tra le interpretazioni metafisiche, Proclo riporta quella corrente per cui l'oggetto del Parmenide è l'essere uno di Parmenide e, meglio ancora, l'essere uno di Parmenide come viene recepito all'interno della teoria delle idee platonica, e poi un'interpretazione, diciamo, che è quella standard neoplatonica, secondo cui il Parmenide mette, o meglio la seconda parte del Parmenide, mette in scena la scansione ontologica dei gradi dell'essere, dall'uno epekeina tesusias, oggetto della prima ipotesi, o io preferisco dire prima deduzione, fino ai vari livelli della realtà, l'intelletto che corrisponde alla seconda deduzione, l'anima alla terza e via dicendo. Quindi, tra l'altro, è interessante osservare che quella neoplatonica è stata, fino a qualche decennio fa, l'unica grande interpretazione compatibilista della seconda parte del Parmenide, cioè intendo per compatibilista quell'interpretazione secondo cui tutte le affermazioni relative all'uno contenute nella seconda parte del Parmenide sono tra loro compatibili, in quanto si riferiscono a oggetti diversi. Solo qualche decennio fa, grazie al celebre libro di Constance Meinwald, Pletos Parmenides, è stata proposta un altro tipo di interpretazione compatibilista, di cui forse proveremo a dire qualcosa magari in sede di discussione. Ora, quali sono gli interrogativi che bisogna porsi preventivamente di fronte al compito di interpretare, ma anche semplicemente di comprendere questo straordinario e misterioso dialogo? Naturalmente un problema riguarda il significato della figura di Parmenide. Parmenide è il grande filosofo di Elea, il padre dell'eleatismo, e è prima di tutto fondamentale comprendere se ciò che Parmenide dice in questo dialogo rispecchia grosso modo il suo punto di vista filosofico, se Parmenide è invece l'apostolo della filosofia di Platone, il portavoce della filosofia di Platone in questo contesto. Poi naturalmente un altro problema urgente che va affrontato e in qualche modo va risolto e viene risolto anche nel momento in cui non si fornisce una spiegazione, una soluzione esplicita a questo problema, riguarda l'unità del dialogo. Il Parmenide è un dialogo diviso in due parti, del tutto diverse sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista del contenuto, così diverse che nel corso del Novecento si è arrivati addirittura a mettere in discussione l'unità del dialogo. Cioè si è avanzata l'ipotesi che il dialogo di Parmenide, come noi lo conosciamo, sia il frutto della giustapposizione, dovuta probabilmente a Platone, di due parti tra loro scritte in epoche diverse. Sostanzialmente questa è la posizione del grande filosofo, prima ancora che platonista, inglese, Gilbert Ryle, no? Che scrisse un celebre articolo nel 1939, il quale articolo inaugurò, per così dire, le interpretazioni logico-analitiche del Parmenide, e secondo Ryle la seconda parte del Parmenide rappresentava, dove non ci sono più le idee, questo lui lo riconosceva, rappresentava l'attuazione di qualcosa di simile a una filosofia analitica in cui le idee sono sostituite dai concetti o dalle nozioni transdipartimentali
in cui la metafisica è sostituita sostanzialmente dalla logica. Tra l'altro bisogna anche dire che nell'Ottocento, questo poi non ha più avuto, come dire, conseguenze, ma nell'Ottocento si è addirittura arrivati da parte della filologia ipercriticista tedesca a considerare il Parmenide, che sembra un dialogo così platonico, a considerarlo addirittura spurio. Quindi vedete come queste quanto sia problematico proprio l'approccio di partenza a questo dialogo. Ci può aiutare il secondo titolo? Voi sapete che nei dialoghi, in dialoghi platonici, la tradizione ci consegna di tutti i dialoghi un secondo titolo, il cosiddetto titolo a partire dell'argomento, apotu pragmatos. Ci può aiutare fino a un certo punto, perché il secondo titolo del Parmenide, perin ton ideon, si adatta perfettamente alla prima parte del dialogo, che rappresenta effettivamente una discussione intorno alle idee, ma non sembra affatto adattarsi, almeno prima facie, alla seconda parte del dialogo, in cui le idee non compaiono direttamente e lo stesso termine eidos o idea compare, il termine eidos compare solo tre volte in tutta la seconda parte del dialogo, il che mette quantomeno in discussione che l'ipotesi che le idee costituiscono immediatamente l'oggetto del dialogo. Un altro problema, come dire, preventivo che ogni lettore del Parmenide si trova di fronte concerne, e di questo vorrei occuparmi in maniera un po' approfondita in questa mia esposizione, concerne la questione della consistenza delle obiezioni che il personaggio di Parmenide rivolge alla teoria delle idee formulata da Socrate. Sono obiezioni consistenti, tali cioè da mettere a repentaglio la tenuta filosofica della concezione delle idee e a giustificare o un abbandono della stessa teoria, come del resto molti interpreti hanno sostenuto, oppure una sua radicale riformulazione, di cui poi sarebbero, come dire, espressione i dialoghi successivi e in particolare il sofista, di cui vi parlerà tra breve Francesco Fronterotta. Ora, nel caso del Parmenide, come si è detto, questi quindi sono i problemi di fondo. No? Proviamo ad approcciarli in maniera, per così dire, comprensiva. Sul Parmenide non esiste una interpretazione egemonica. Occorre tuttavia riconoscere che in settori abbastanza larghi della ricerca platonica, soprattutto di area culturale, diciamo, analitica e di ambiente anglosassone, rimane in maniera talora esplicita, talaltra più implicita, cioè sotto traccia, rimane molto forte l'approccio esegetico diciamo legato al nome di Gregory Vlestos e indirettamente a quello di Gilbert Ryle, secondo la quale il Parmenide metterebbe in scena la crisi della teoria delle idee, cioè sarebbe il manifesto o l'espressione più coraggiosa, per usare le parole di Gregory Vlestos, che è un grande esegeta greco, diciamo, attivo negli Stati Uniti nel dopoguerra, professore a Princeton, dicevo, per Vlestos il Parmenide sarebbe il più coraggioso, la più coraggiosa espressione dell'autocritica mai raggiunta dal pensiero filosofico, nel senso che Platone nel Parmenide criticherebbe attraverso il personaggio di Parmenide la sua stessa teoria delle idee, o almeno la versione standard della teoria delle idee, quella che si trova nel Fedone
nei libri centrali della Repubblica, nel simposio, in qualche modo forse anche nel Fedro, e criticandola metterebbe le basi per un superamento della stessa, di cui, come vi dicevo, sarebbe espressione il sofista, in qualche modo il filebo con la celebre concezione del dono degli dèi e della dialettica, diciamo, di tipo numerico. Ora, in più, dal modo in cui io presento questa linea interpretativa si capisce, probabilmente si arguisce, che io non la condivido affatto, ma arriverò con calma ad argomentare questa mia mancata condivisione. Devo però riconoscere che il miglior libro, il miglior studio, lo dico soprattutto ai giovani, che appartiene a questa linea interpretativa, è di una decina di anni fa, ed è dovuto a Samuel Rickless, e si intitola Plato's Forms in Transition, cioè le forme platoniche in transizione, perché secondo questo interprete americano, nella prima parte del Parmenide, le obiezioni di Parmenide metterebbero in discussione alcuni assiomi fondamentali della teoria delle idee e stabilirebbero l'esigenza di abbandonare questi assiomi e di riformulare su nuove basi la concezione delle idee. E la seconda parte del Parmenide, della gimnasia, sarebbe un primo passo, per così dire, verso questa riformulazione della concezione delle idee. Ora, naturalmente, un'interpretazione di questo tipo parte da un presupposto che viene talora esplicitato, talora non esplicitato. Questo presupposto attiene all'attitudine che Platone avrebbe nei confronti del grande Parmenide. Cioè, secondo questa interpretazione, Platone affiderebbe a Parmenide il compito di criticare Socrate, di superare la teoria delle idee e di rifondarla su basi nuove. Quindi, in qualche modo, Parmenide sarebbe il padre nobile o nobilissimo della filosofia platonica. Ora, tutto questo mi lascia profondamente perplesso. Platone, nei confronti di Parmenide, alterna espressioni di grande ammirazione per un pensiero che è percepito come aurorale e maestoso. Pensiamo alla celeberrima sequenza di appellativi con cui Platone, o meglio la figura di Socrate, nel Teteto descrive Parmenide, lo descrive come Aidoios te ama dei nos, cioè appunto maestoso e insieme terribile dei nos. Tuttavia, quando esamina concretamente la posizione di Parmenide, cioè alcuni assunti filosofici di Parmenide, pensiamo al Sofista, dove espressamente Platone riprende le tesi parmenidee relative al non essere, lo definisce l'approccio parmenideo in termini, usa l'aggettivo eukolos, che significa semplicistico, e assimila la concezione parmenidea intorno ai principi ha quasi una filastrocca di bambini relativa al numero delle cose che sono degli enti. Quindi vedete che questo atteggiamento che molti interpreti, talora in maniera implicita, talora esplicita, hanno, attribuendo a Platone una riverenza nei confronti di Parmenide, va attenuato sulla base appunto della circostanza che un'analisi spregiudicata
dell'atteggiamento teorico di Parmenide e del modo in cui Platone recepisce alcuni nuclei dottrinali di Parmenide, induce invece ad assumere un atteggiamento più cauto, se non addirittura critico. Partendo da questa constatazione, si può provare dunque a valutare la consistenza delle obiezioni che Parmenide muove alla teoria delle idee di Socrate. Ora, io credo prima di tutto che questa teoria delle idee, cioè l'esposizione che ne fa Socrate, corrisponda grosso modo alla teoria delle idee che, o alla versione della teoria delle idee che noi incontriamo nei dialoghi quali il Fedone e il Simposio e i libri centrali della Repubblica. È vero che manca qualcosa rispetto a questa alle versioni presenti in questi dialoghi, e tuttavia è qualcosa che sarebbe probabilmente fuori luogo, almeno in quel contesto teorico e drammatico. Manca ad esempio una teoria dell'anima, presente nel Fedone, presente nella Repubblica. Manca una teoria della singenia, cioè dell'affinità tra la parte razionale dell'anima e il mondo delle idee. Ma per il resto, ciò che dice Socrate, con l'obiettivo, introducendo la teoria delle idee con lo scopo di superare le aporie relative al molteplice evidenziate da Zenone, corrisponde a ciò che Socrate dice anche in altri dialoghi precedenti, se vogliamo utilizzare una categoria cronologica che io tendo a non utilizzare, perché applicare queste categorie a Platone è quantomeno problematico. Dunque, questa è la concezione di Socrate, quindi la teoria delle idee di Socrate è la teoria delle idee di Platone nei dialoghi centrali, la versione classica, che viene attaccata, per così dire, da Parmenide, da diversi punti di vista, Ora, la mia ipotesi è che queste obiezioni non facciano che mettere in scena, dal punto di vista platonico, una simulazione teorica. Cioè, intendo per simulazione l'esame delle conseguenze che deriverebbero dall'assunzione di un approccio sbagliato alla teoria delle idee. In altri termini, Platone mette in scena o attribuisce a Parmenide quel tipo di attitudine teorica che un filosofo dialettico, cioè un corretto partigiano della teoria delle idee, non dovrebbe assumere, o dovrebbe dai quali vizi teorici dovrebbe tenersi alla larga. In altri termini, Parmenide non è affatto l'apostolo della teoria delle idee o di una rifondazione della teoria delle idee, quindi, come dire, il rappresentante di una nuova dialettica, ma è il portavoce di un punto di vista teorico sostanzialmente errato, che si profila come una forma di riduzionismo oppure di equiparazionismo. Intendo con questi due termini la tendenza che Parmenide mostra a trattare le idee come se fossero dei doppioni dei fenomeni spazio-temporali. Cioè, le idee di Parmenide possiedono gli stessi caratteri logici e ontologici di cui sono in possesso le cose temporali, e questo genera una serie di aporie e di difficoltà apparentemente insolubili. Tra l'altro, nel caso di alcune di queste aporie si può dimostrare, è stato fatto
anche molto prima che io mi occupassi del Parmenide, che alcuni di, uno, in particolare uno di questi diciamo vizi teorici effettivamente fu in qualche modo circolava all'interno dell'Accademia. Cioè uno degli allievi di Platone, dei suoi collaboratori, proponeva un'interpretazione materialista delle idee, cioè di tipo riduzionista ed equiparazionista, molto simile a quello che Platone attribuisce al personaggio di Parmenide. Ora, questa era una introduzione generale, in cui io vi ho, come dite, dato alcune linee interpretative circolanti all'interno del panorama esegetico, per così dire, internazionale, e vi ho anche indicato qual è, secondo me, l'approccio corretto per leggere la prima parte del dialogo. Poi dovremo dire qualcosa anche, sulla seconda, anche se ovviamente nella mia esposizione mi concentrerò soprattutto sulla prima parte. Dunque, iniziamo dal primo passo che non so se tutti hanno l'handout che io avevo mandato ieri, chi non l'ha forse potrà sfruttare, chi è dotato di una vista migliore della mia, probabilmente potrà sfruttare lo schermo. Leggiamo il primo passo in cui Socrate introduce la teoria delle idee con il preciso scopo di superare, o se vogliamo di aggirare, le aporie del molteplice messe in luce da Zenone. Secondo me, lo dico molto en passant, anche qui poi se sarà il caso possiamo discuterne, Francesco Fontelotta si è anche occupato di questo problema, a mio modo di vedere qui le aporie di Zenone non hanno a che fare tanto con l'esistenza di molti enti, cioè con l'esistenza di molte cose, che a me sembra un dato fenomenologico che anche gli Eleati sono tenuti a riconoscere, ma hanno a che fare con la problematicità dell'attribuzione a ciascuna cosa di una natura molteplice, cioè la natura poetica del molteplice non si riferisce all'esistenza di molte cose, ma al fatto che ciascuna cosa è molte cose. Cioè presenta una natura strutturalmente molteplice, collegata evidentemente alla predicazione. Ecco, questo è ciò che Parmenide, o meglio Zenone, in questo dialogo mette in discussione. Ora Socrate tenta di aggirare, in modo di vedere aggira questa difficoltà, attraverso la, l'ipotesi delle idee, cioè l'ipotesi dell'esistenza di entità eccezionali, dotate di caratteristiche logiche e ontologiche diverse e irriducibili rispetto ai fenomeni spazio-temporali, queste entità sarebbero in grado di spiegare la contemporanea unità e molteplicità degli enti, il fatto che ciascun ente possieda predicati diversi, senza tuttavia identificarsi con questi predicati. Leggiamo il primo passo. Non ritieni che esista un'idea in sé per sé, catautoeidos, della somiglianza e un'altra ad essa contraria, ciò che è dissimile, e che di queste due entità participiamo io, tu e le altre cose che chiamiamo molte, e che le cose che partecipano della somiglianza diventano simili a causa di questa partecipazione e nella misura in cui ne partecipano, e le cose dissimili diventano dissimili per la partecipazione alla dissomiglianza, mentre le cose che diventano sia simili sia dissimili lo sono a causa della partecipazione a entrambe queste realtà. Questa è dunque il senso dell'ipotesi, cioè il meccanismo della partecipazione, metexis, tenete presente questa parola, che è evidentemente una metafora
Metexis indica era un sostantivo formato a partire dal verbo greco metekein, che significa prendere o avere parte a qualcosa da un punto di vista fisico. Ugualmente l'altro verbo di cui Platone si serve per esprimere una relazione tra le idee fuori dallo spazio e fuori dal tempo e le cose nello spazio e nel tempo è il verbo metalambani, anch'esso che esprime una forma concreta. Metalambani significa apprendere lambani in parte a qualcosa, una relazione che evidentemente non può essere concreta, riguardando da una parte cose spazio-temporali, dall'altra cose che per definizione sono exoturanu, dice Platone nel Fedro, usando anche una metafora spaziale. Exotura non significa fuori dal cielo, cioè fuori dallo spazio e dal tempo. Ora, nel secondo passo che vi ho appartiene, che vi ho indicato nell'handout, Socrate approfondisce questo motivo e descrive in qualche modo la natura separata delle idee. Ma dalle parole di Socrate emerge un'idea di separazione come attributo che appartiene solo alle idee, non alle cose collocate nello spazio e nel tempo. Qualsiasi cosa questo voglia indicare, anche qui Platone si serve dell'avverbio choris. Avverbio choris, che anche qui è una metafora, un'immagine spaziale per riferirsi ad una condizione di indipendenza che appartiene solo alle idee. Dunque, dice Socrate, se invece a proposito delle cose di cui parlavo poc'anzi, qualcuno in primo luogo distinguesse le forme in se stesse, io ho tradotto qui le forme, si può anche tradurre le idee, no? Le idee in se stesse, autà catautata eide, considerandole separate, coris, ad esempio la somiglianza, la dissomiglianza, la molteplicità e l'unità, la quiete, il movimento e tutte le realtà di questo genere, e poi mostrasse che sono in grado di mescolarsi e di separarsi, ebbene Zenone disse, io ne sarei straordinariamente ammirato, taumastos. Qui, oltre al fatto che la separazione viene assegnata esplicitamente solo alle idee, quindi la condizione di indipendenza è una proprietà logica che attraversa l'intero campo eidetico e ciascun membro di questo campo eidetico, va aggiunto che Socrate lascia aperta la possibilità che anche le forme presentino delle relazioni reciproche, cioè si mescolino l'una con l'altra, si separino e si uniscono. Si uniscono senkarin, synkeranustai e diakrinestai, si separino. Ma anche questo non è una novità clamorosa rispetto ai dialoghi precedenti al Parmenide. Troviamo numerosi passi, addirittura nel quinto libro della Repubblica si parla di una coinonia all'eloes, che si riferirebbe alle idee. Quindi non è affatto una novità, oltre al fatto che nel Fedone si presuppone costantemente rapporti di partecipazione tra le idee. Vediamo però nel terzo passo del vostro handout il modo in cui Parmenide recepisce la proposta socratica e la recepisce modificando modificando surrettiziamente, sia pure in forma implicita, lo schema
della separazione che implicito nel ragionamento di Socrate. Perché Parmenide, come vedrete leggendo il testo, assume un tipo di separazione perfettamente simmetrico, cioè attribuisce una condizione di separatezza, cioè di indipendenza, anche alle cose sensibili, non solo alle idee. Leggiamo il testo. Parmenide lo inizia lodando Socrate, dice: Socrate, come sei degno di ammirazione per lo slancio che indirizzi verso i ragionamenti. Qui lo slancio, la parola greca è ormè. In realtà ormè ha probabilmente in Platone un significato più tecnico, cioè vuole indicare il metodo che utilizzi. E qui i logoi, questo metodo epitus logus, in realtà i logoi sono le idee, cioè è la dialettica, non è né più né meno che la dialettica, quindi è l'ormè, il metodo dialettico. Quindi Parmenide riconosce, elogia Socrate per l'assunzione del metodo dialettico. Ma, dice Parmenide, ma dimmi, hai davvero intenzione di operare la distinzione di cui parli, ossia di separare reciprocamente da una parte alcune forme in se stesse e dall'altra le cose che partecipano di esse? Chi conosce un pochino il greco può vedere che ci troviamo di fronte alla ripetizione dell'avverbio choris applicato sia alle idee sia ai particolari. Tra l'altro è l'unica occorrenza in tutto il testo platonico di questa ripetizione a distanza di poche parole, come se Platone volesse sottolineare che qui Parmenide assume un punto di vista simmetrico e attribuisce il predicato della separazione tanto alle forme intellegibili quanto ai particolari sensibili. Quindi Parmenide assume un punto di vista strettamente simmetrico che non è quello di Socrate e ovviamente neppure quello di Platone. Da questo assunto simmetrico derivano tutte le conseguenze che danno luogo alle aporie o alle obiezioni che Parmenide muove alla teoria delle idee di Socrate. E dunque sono obiezioni che, come dire, presuppongono un punto di vista equiparazionista, simmetrico e riduzionista che non può essere quello di Platone. E dunque sono obiezioni che con la dialettica non hanno nulla a che fare, con cui l'unico scopo è far vedere come non si deve approcciarsi alla concezione delle idee e dunque alla dialettica di Platone. Io prenderò in esame, per ragioni di tempo, solo un paio di queste obiezioni, poi Vieri mi dirà se ho ancora tempo o meno, ma almeno due provo ad esaminarli insieme a voi, ma sono dei casi, come dire, esemplificativi, nel senso che tutte le obiezioni di Parmenide sono soggette alla medesima critica. Tutte, sia pure in forma diversa, mettono in scena i medesimi vizi teorici, cioè il medesimo presupposto equiparazionista. Come se Parmenide non concepisse i duo Eide ton onton, di cui si parla nel Fedone, cioè le due specie di enti o di esseri, effettivamente come due specie, cioè due generi irriducibili, ciascuno in possesso di modalità logiche e ontologiche diverse, come se considerasse le idee come dei doppioni, per così dire, delle cose spazio-temporali. Ora, il primo di queste obiezioni è molto celebre, attiene all'uso della nozione di metesis, cioè di partecipazione.
Abbiamo visto che Platone ricorre a questa nozione per spiegare una relazione che, diciamo, rispetto alla quale non possiede una terminologia concettualmente adatta. Cioè manca, Platone è privo di una terminologia adatta per spiegare la relazione che intercorre tra ciò che è nello spazio-tempo e ciò che è fuori dallo spazio-tempo, per così dire, e dunque ricorre a delle immagini. Ma sono immagini, è talmente ovvio che siano immagini che veicolano idee diverse l'una dall'altra, ed è questo che è stato percepito dagli interpreti come una intollerabile contraddizione. Ma sarebbe una contraddizione se fossero nozioni o concetti teorici, ma sono delle immagini. L'una è quella della metexis, cioè la partecipazione, ma ce n'è un'altra che sembra veicolare un punto di vista diverso, che è quella della mimesis, cioè della imitazione. Platone dice che le cose sensibili imitano le idee. È chiaro che la nozione di imitazione è una nozione psicologica. Non è che Platone credesse che le cose sensibili imitano le idee, nel senso che hanno un'anima e si propongono di assomigliare alle idee. Ma semplicemente vuole mettere in luce che c'è una somiglianza, ma che questa somiglianza è una somiglianza decettiva, cioè che le cose sensibili sono inferiori alle idee, non riproducono in panteros, cioè alla perfezione, i caratteri di cui sono in possesso le idee. E che Platone non volesse, come dire, formulare, utilizzare queste immagini in maniera rigida è testimoniato da ciò che Socrate dice nel Fedone, quando dice chiamiamola diciamo che c'è tra le idee e le cose una mimesis, una metexis, una coinonia, o comunque qualsiasi nome vogliamo usare. Quindi questo è, come dire, una testimonianza della natura iconica e metaforica di questi termini. Parmenide, che non è un filosofo dialettico, evidentemente, fraintende l'uso di questa metafora, cioè della metafora della partecipazione, e interpreta in senso letterale la partecipazione e dice che le cose prendono fisicamente parte alle idee, e ciò genera evidentemente un dilemma insolubile, perché sia che le cose partecipino a tutta quanta l'idea, cioè l'idea kata holon nella sua interezza, sia che partecipino a singole parti dell'idea, si determinano delle conseguenze inaccettabili che portano, come dire, almeno portano Parmenide a mettere in discussione e addirittura a confutare la stessa concezione delle idee. Leggiamo rapidamente questo passo, che è molto celebre, diciamo, ma questo passo ha anche una peculiarità. A differenza delle altre lezioni, in cui Platone non segnala la via d'uscita, se non in maniera molto, molto indiretto, diciamo, in questo passo, o questa obiezione, il personaggio di Socrate segnala la via d'uscita, dice come risolvere questa aporia da un punto di vista platonico. Tuttavia non è abbastanza esperto, non dimentichiamoci che il Socrate, personaggio drammatico di questo dialogo, è giovanissimo, non ha neppure 20 anni, quindi in realtà il Parmenide è il primo dialogo nella finzione drammatica di tutti i dialoghi di Platone, perché è quello in cui Socrate è più giovane. L'ultimo, come voi sapete, è il Fedone, no? In cui vengono messe in scena le ultime ore di vita di Socrate. Ora, dice, ma allora, Parmenide che parla, ma allora ciascun particolare partecipante, qui il greco è hekaston to metalamban, partecipa, metalamban, dell'intera idea
o di una sua parte? Oppure esiste un altro tipo di partecipazione oltre a questi? Come potrebbe esistere? Rispose Socrate. Ti sembra dunque che l'idea sia presente interamente, rimanendo una in ciascuna delle molte cose, o come? Che cosa lo impedisce, Parmenide? Domandò Socrate. E qui Parmenide entra nel cuore del dilemma. Se fosse una identica, sarebbe presente contemporaneamente nella sua interezza nei molti, quali sono tra loro separati, e in questo modo essa finirebbe per essere separata da sé, colis autunno. Chiaro, no? Se poniamo un esempio non platonico, l'idea di libro, no? Qui abbiamo diversi libri. Se ciascuno di questi libri è libro nella misura in cui partecipa all'idea di libro e partecipa interamente a tutta quanta l'idea, allora questo significherebbe che l'idea di libro è interamente qua ed è interamente in ciascuno dei libri che avete voi. Ma in questo caso, dal momento che questi libri sono separati l'uno dall'altro spazialmente, l'idea sarebbe coris autunno, separata da se stessa. Però Socrate indica una via d'uscita e dice: no, almeno se si comporta come il giorno o semera, il quale, restando uno e identico, è contemporaneamente in più luoghi, senza essere affatto separato da sé. Se si comportasse così, anche ciascuna idea, una e identica, sarebbe contemporaneamente ama in tutte le cose che di essa partecipano. E qui Parmenide, mostrando proprio il vizio teorico che lo anima, fraintende completamente il ragionamento di Socrate e dice: Socrate, il tuo è un modo brillante di far sì che l'idea sia una identica presente contemporaneamente in molti luoghi, come se, avvolti molti uomini con un velo, dicessi che esso, uno e nella sua interezza, si trova sopra molti. Non è questo che intendi dire? Socrate, vedete come risponde. Non dice sì, sì, è così, è, ma dice isos, forse. Allora, Parmenide cosa fa? Riproduce lo stile riduzionista, e se Socrate aveva pensato ad un esempio che mettesse in luce l'incommensurabilità tra l'idea che è assimilata al giorno e le cose che sono contenute, che sono spaziali, quindi abbiamo qualcosa, un'unità temporale il giorno e realtà spaziali, quindi l'esempio di Socrate mette in luce la irriducibilità delle due sfere, e i neoplatonici avevano perfettamente capito il senso di questo esempio. Parmenide, come dire, sposta l'esempio, trasferisce l'esempio di Socrate sul piano fisico. È chiaro che se molti uomini sono coperti da un velo, un uomo sarà coperto da una parte, un altro uomo da un'altra parte, e così, e così, e così, dicendo, cioè l'idea verrebbe divisa. E allora si entrerebbe nel secondo corno, cioè che le cose sensibili partecipano non dell'idea nella sua interezza, ma di una parte dell'idea, cioè l'idea di, poniamo, una cosa grande è grande perché partecipa di una parte, dice Platone, della grandezza, la quale parte però è più piccola della grandezza in sé. Questo è il primo paradosso, la prima assurdità che emerge, ed inoltre la conseguenza sarebbe che l'idea verrebbe divisa, mentre per definizione l'idea è costitutivamente una, cioè è en unità e people logis, l'uno sopra i molti. Analogamente, anche il secondo argomento, che è forse il più celebre argomento che Parmenide utilizza per
a cui Parmenide ricorre per confutare la concezione delle idee, è il più celebre perché è quello che viene dalla tradizione viene chiamato terzo uomo, no? Perché noi ne possediamo una versione dovuta ad Aristotele che appunto la chiama terzo uomo, la cui origine è probabilmente un'origine accademica. Ma Platone dimostra di essere perfettamente consapevole della struttura di questo argomento e anche in questo caso, adesso io non potrò soffermarmi a lungo, in realtà bisognerebbe fare un lungo discorso sui presupposti che consentono a questo argomento di funzionare, sono presupposti impliciti che non vengono espressi nell'argomento di Parmenide, ma che sono stati messi in luce dalla critica, prima, in primo luogo proprio da quel platonista di cui vi dicevo, cioè da Gregory Vlestos, in un celebre articolo del, mi sembra del 54, no? Francesco, del 54? Del 54. Allora, molto, vediamo qual è quindi la seconda critica di Parmenide. Penso che tu creda che ciascuna idea sia unica sulla base di un simile o di questo ragionamento. Ec tu toiude logu. Quando ti sembra che ci siano molte cose grandi, considerandole tutte, ti sembra che ci sia un'unica idea identica e per questo ritieni che il grande sia unico. Questo è il principio che noi conosciamo come principio della ectesis. Ce ne parla Aristotele, no? Se c'è un predicato che viene assegnato a tanti individui, questo predicato esiste in se stesso separato dagli individui. Dici il vero, ammise Socrate, quanto al grande in sé e alle altre cose grandi, quando con l'anima le consideri os autos, vedete che ho sottolineato la parola greca e la traduzione, allo stesso modo non apparirà di nuovo qualcosa di grande in virtù del quale tutte queste appaiono grandi? Allora farà la sua comparsa un'altra idea di grande, generatasi accanto al grande stesso, alle cose grandi che partecipano di esso, e al di sopra di tutte queste di nuovo un'altra, in virtù della quale tutte queste sono grandi. In questo modo per te ciascuna idea non sarà più una, ma illimitata per pluralità. Apeira to pletos. Qui abbiamo la struttura di questo argomento, genera un regresso. Dal momento che le molte cose grandi necessitano dell'idea di grande per essere ciò che sono, allora, se si considera l'insieme delle cose grandi empiriche e l'idea di grande e si attribuisce ad entrambe il predicato di grande, occorrerà un terzo grande, cioè una seconda idea di grande in grado di spiegare l'essere grande dell'insieme delle cose grandi e dell'idea di grande. E così all'infinito. E così all'infinito. Due presupposti che rendono possibile l'argomento, li enuncio ma non li spiego, sono il principio dell'autopredicazione e il cosiddetto principio della non identità. Ma qual è l'assunto antiplatonico nascosto in queste tre o quattro righe di testo? È costituito dall'avverbio os autos, allo stesso modo. Cioè Parmenide considera allo stesso modo l'essere grandi delle cose grandi e l'essere grande della grandezza. Questo è un'infrazione esplicita a un principio fondamentale della dialettica di Platone, quello che stabilisce che il modo di essere F dell'idea di F non è riducibile al modo di essere F delle tante cose F, perché le tante cose F sono F per partecipazione o per imitazione. L'idea di F è F in sé, quindi non ha bisogno della struttura del rimando ad una causa ulteriore. Se mi rimane ancora qualche minuto, lei è responsabile. Sì. Va bene. Allora, vediamo come Parmenide a questo argomento ne seguono altri,
i quali presentano, sia pur in forma diversa, vizi teorici analoghi, cioè riconducibili tutti a una prospettiva equiparazionista e riduzionista. Vediamo come Parmenide conclude il suo ragionamento esponendo quella che lui crede essere l'aporia maggiore, la chiama to megisto, la più importante delle difficoltà a cui darebbe origine l'ipotesi eidetica avanzata da Socrate. Questa aporia è così importante anche perché metterebbe in discussione le ragioni teoriche della stessa ipotesi eidetica, cioè ragioni di carattere epistemologico: le idee sono principi di conoscenza, l'ammissione delle idee è funzionale a fornire un ambito oggettuale che possa costituire un oggetto cognitivo attraente, e due, ragioni ontologiche, cioè le idee, se vengono concepite come le concepisce Parmenide, non sono più causa delle cose, e quindi viene meno un ruolo fondamentale che motiva, diciamo, la concezione platonica delle idee. Vediamo, ed è il testo 6, e dunque anche tutte le idee, qui è Parmenide che parla, quindi Parmenide, questo è il punto di vista di Parmenide, tutte le idee che sono ciò che sono in rapporto a se stesse, pros allelas, possiedono il loro essere, ten usian, cioè la loro essenza, in relazione a se stesse, ma non in relazione alle cose che si trovano presso di noi, siano queste somiglianze o comunque le si voglia considerare, partecipando delle quali noi denominiamo ciascuna cosa. Quindi le idee sono ciò che sono in rapporto a se stesse. E fin qui un platonico non ha difficoltà ad accettare una simile assunto. Ma molto più problematico è la seconda parte del ragionamento di Parmenide. Dice Parmenide: queste cose che si trovano presso di noi, tade para emin tauta, e che sono omonime di quelle, cioè che hanno lo stesso nome delle idee, a loro volta, e vedete quello che ho sottolineato, sono in rapporto a se stesse e non in rapporto a quelle. Pros autaesti alla huprosta heide, e vengono nominate così in rapporto a se stesse e non a quelle. Dunque l'essere delle cose sensibili presenterebbe una natura del tutto immanente alle cose sensibili stesse, non richiederebbe il rimando, ma ciò costituisce una palese infrazione a un principio fondamentale della teoria delle idee, cioè al principio che stabilisce che l'essere delle cose sensibili deriva per imitazione, partecipazione, comunanza dalle idee, e che le idee sono cause delle cose sensibili. Quindi vedete come Parmenide, anche qui in maniera, sia pure in maniera implicita, respinge un assunto fondamentale della teoria delle idee, dei dialoghi centrale. E naturalmente anche il corno epistemologico presenta la stessa difficoltà, cioè Parmenide dice che se le cose che sono presso di noi sono solo presso, se le idee sono, non sono presso di noi, risultano anche agnosta, cioè inconoscibili, quindi inutili dal punto di vista epistemologico. Ma questo principio contravviene quell'assunto a cui facevo riferimento all'inizio di questa mia chiacchierata, cioè il principio della sungheia, cioè dell'affinità tra la parte razionale dell'anima e il mondo delle idee. Nel Fedone, è un principio che Platone formula numerose volte, nel Fedone, nella Repubblica, mai nel Timeo, mai nel Fedone, che troviamo la formulazione più esplicita quando dice che l'anima è sungenes, tu hontos, cioè affine, congenere al mondo delle idee. E questo naturalmente è una formulazione dietro alla quale sta l'idea che l'anima possieda una potenzialità in grado
che le consente di accedere cognitivamente a questo dominio ontologico. Ecco, quindi posso chiudere questa mia discussione della prima parte del Parmenide, naturalmente che è molto, molto parziale, ma chi fosse interessato, come dire, a vedere come anche gli altri argomenti, anche le altre obiezioni di Parmenide hanno presentano le medesime incongruenze teoriche dal punto di vista platonico, può leggersi ad esempio la mia traduzione commentata del Parmenide. Detto ciò, naturalmente devo fornire una risposta molto rapida sulla seconda parte, ma evidentemente questa seconda parte del dialogo non conterrà nessuna riformulazione della teoria delle idee, nessuna rifondazione della dialettica, perché non c'è alcun bisogno di rifondare la dialettica, occorre semplicemente comprendere dal punto di vista platonico la teoria delle idee, perché questa funzioni perfettamente, ed in effetti la teoria viene ripresentata in maniera molto simile a quella dei dialoghi centrali anche del Timeo, che è certamente successivo al Parmenide. Dunque questa seconda parte non è altro che una, quello che Parmenide dice che è, una gymnasia, una ginnastica, che ha lo scopo di rafforzare, come dire, le capacità logiche del destinatario, senza avere, come dire, un immediato ontological commitment, cioè un referente ontologico immediato. E del resto, se noi analizziamo questa seconda parte, vediamo che il personaggio di Parmenide continua a reiterare i medesimi vizi teorici che avevano che stavano alle spalle della sua critica alla teoria delle idee. Tratta entità astratte come se fossero estese nello spazio e dunque divisibili, o come se fossero estese nel tempo e dunque destinate a diventare più vecchie e più giovani, contravvenendo dunque ai principi fondamentali della dialettica di Platone. Vi ringrazio. Ringraziamo il professor Ferrari e adesso c'è un breve momento per qualche domanda. E sfruttiamo questa occasione. So che molti di voi hanno letto il dialogo, e per cui prego. C'è anche la possibilità di approfondire qualcosa che è stato detto. Prego. La rappresentazione di questo giovane Socrate che viene in qualche modo distrattato da un Parmenide di Grossa e Glorius, appunto. Ecco, se questo dialogo, diciamo, cronologicamente si costruisce a un certo punto della produzione di Platone, ma quando politicamente è rappresentato all'inizio, insomma, è appunto il primo dei dialoghi, sono importanti da Platone, sappiamo qualcosa sulla concezione che avesse del proprio corpus. C'era un ordine in cui immaginava che il proprio corpus potesse dovesse essere letto, un ordine che trascendesse poi insomma, per forza quello che era per l'ordine di composizione, che poi di conseguenza anche insomma mi domandavo se si sa qualcosa sulle modalità di pubblicazione di questi dialoghi insomma all'epoca. Sì, grazie, sono domande molto belle, risponderò molto in breve. Dunque io non so se Platone avesse un ordo letture, so che questa tesi è stata sostenuta sia in epoca moderna dal grande interprete platonico, anzi il primo traduttore in lingua moderna di Platone, grande critico biblico e filosofo ermeneuta, cioè Friedrich Daniel Schleiermacher, il quale pensava proprio ad un ordine di lettura dei dialoghi,
che naturalmente dovesse cominciare dal Fedro, nel quale Platone indica, per così dire, i principi ermeneutici che dovrebbero sovraintendere alla lettura di Dialogo. Ma questo problema che lei pone era un problema strategico per gli interpreti antichi. Il problema dell'ordo lecture dei dialoghi, cioè da quale dialogo si dovesse cominciare, con quale sequenza si dovessero leggere i dialoghi, era un problema che gli interpreti antichi di Platone, almeno dal secondo secolo dopo Cristo, il primo esempio interessante di questa pratica la si trova nel prologo di Albino, che è un interprete appunto del secondo secolo, il quale fornisce proprio un ordo lecture. Ma noi sappiamo che era un problema presente in tutta la tradizione esegetica platonica antica, sicuramente a partire dal secondo secolo. Io non credo che Platone avesse in mente un ordine di lettura, tuttavia credo che un modo ragionevole di affrontare la lettura dei dialoghi sia quello di leggerli in maniera il più possibile integrata, senza per questo immaginare un ordine di lettura. L'altra questione, scusi? Se la questione della pubblicazione. Ma naturalmente, ecco, noi dobbiamo abbandonare l'idea che le opere antiche presentassero una data di pubblicazione, no? Questo è il primo punto. Non esisteva una data di pubblicazione, questa non esiste prima dell'invenzione della stampa, cioè non esiste una data in cui il testo risulta completamente indipendente dall'autore. Quindi i dialoghi, cosa significa venivano pubblicati? Ne venivano fatte alcune copie che cominciavano a circolare. Ma questo non significa che l'autore, cioè Platone, ma questo naturalmente vale anche per altre opere, non significa che l'autore non tornasse sul dialogo. Anzi, noi abbiamo almeno due esempi, due testimonianze antiche che ci informano relativamente alla Repubblica, ad esempio, che Platone tornò e riscrisse una parte della Repubblica, e relativamente al Teteto appunto ci informano dell'esistenza di due diverse versioni del prologo. Quindi diciamo, per rispondere alla sua domanda, non esiste una vera e propria pubblicazione, ma esiste una circolazione che non escludeva il ritorno del prodotto, cioè dello scritto, al padre. Il professor Frantarotta anche vuole intervenire sulla questione. No, molto rapidamente, perché trovo che sia una questione molto interessante. Credo che si possa far valere perfettamente in linea con quello che diceva Franco Ferrari l'esempio pressoché coevo di pochissimo successivo di Aristotele. Vale a dire, Aristotele ha composto notoriamente dei dialoghi che erano opere rivolte all'esterno della scuola, al contrario dei trattati che noi possediamo oggi, che erano di uso interno, e molto probabilmente quando noi parliamo dei dialoghi platonici non abbiamo a che fare con opere che costituivano, come dire, i libri di testo all'interno della scuola. Erano opere rivolte all'esterno, erano opere che in molti casi dovevano servire a fare pubblicità all'Accademia di Platone per contendere, come dire, ad altre scuole presenti in Atene, la più famosa delle quali la scuola di Socrate, il primato, diciamo così, fra chi riusciva ad avere più allievi. In altri casi, alcuni dialoghi, e il Parmenide è molto probabilmente uno di questi casi, sono il riflesso di dibattiti che si sono tenuti all'interno dell'Accademia, della scuola di Platone, con prese di posizione da parte dei vari partecipanti. Non è casuale che il Parmenide, anche se il sottotitolo è attribuito apparentemente in un secondo momento, abbia come sottotitolo Perideon, sulle idee. Esiste un Perideon che si è perduto, composto da Aristotele, di cui abbiamo testimonianza da parte di Alessandro di Afrodisia. Esiste un'opera sulle idee, verosimilmente di Eudosso, che viene altro allievo, insomma, allievo, collega di Platone, che viene citata da Aristotele. Quindi i dialoghi molto probabilmente hanno una funzione, e questo ha a che fare anche col tema della loro pubblicazione, tra virgolette,
che è una funzione da un lato protrettica, dall'altro pubblicitaria, dall'altro ancora riflesso di discussioni interne alla scuola. Quindi credo che questo punto faccia sì che non c'è un ordine di lettura, condivido la risposta di Franco Ferrari su questo punto, perché non si pone un problema dell'uso scolastico dei dialoghi con Platone vivo. Questo è un problema che si può porre successivamente. È giusto quello che diceva Francesco Fronterotta, alcuni dialoghi hanno una funzione protrettica, altri, quelli come il Parmenide, hanno probabilmente una funzione che gli studiosi chiamano ipomnematica, no? Cioè di ausilio per riprendere alcuni temi trattati all'interno della scuola. Volevi dire il microfono o lei venga giù a parlare? L'udito è peritinante a causa dell'età. Non solo l'udito, ma c'è tra di liceo. Io le chiederei un piccolo approfondimento. Un piccolo approfondimento. Sì, sull'affinità tra l'anima razionale, sì, e le idee, le conseguenze poi in ambito etico che si vengono, sì, che vengono a scaturire. Va bene, ringrazio. Allora, la signorina mi chiedeva della Sungenia, cioè dell'affinità tra la parte razionale dell'anima e il mondo delle idee, cioè la sfera dell'essere, che è un tema fondamentale, non tanto nel campo dell'etica, sebbene ci siano delle ricadute nel campo dell'etica, ma lo è soprattutto nel campo dell'epistemologia. Allora, Platone accenna a questa concezione numerose volte, ho fatto l'esempio del Fedone, ma questa concezione si trova ad esempio presentata in una forma molto enfatica e particolarmente coinvolgente nel Timeo. Nel Timeo, alla fine del Timeo, Platone, o meglio in questo caso Timeo, afferma che il Dio ha assegnato a ciascuno di noi os daim, come un demone, la parte razionale dell'anima, e che questa parte ci rende piante celesti, non terrestri. Cioè, ciò che in noi è di divino e razionale determina una sorta di capovolgimento del radicamento antropologico dell'uomo, che non è sulla terra o nella terra, ma in qualche modo è, in termini naturalmente mitico-metaforici, nel cielo. Ciò significa che evidentemente noi siamo, dal punto di vista di Platone, individui mortali, segnati non solo dalla pesa della morte, ma dal dominio di parti, stanze, componenti irrazionali all'interno della nostra anima, oltre che naturalmente dalla presenza della componente corporea. Ma qualcosa di noi è divino. E se noi, dice Platone, nel passo successivo a quello che vi ho ora menzionato, sappiamo valorizzare questa componente divina, diventiamo immortali, cioè partecipiamo all'atanasia, alla immortalità, che evidentemente è un'immortalità non legata alla presunta aggiunta di una sezione di tempo alla nostra vita, ma è un'immortalità legata alla capacità di diventare come gli dèi nella misura in cui attiviamo pienamente la componente divina che è in noi, cioè l'anima, l'anima razionale o l'intelletto dell'anima. E questo cosa significa? Questo, secondo me, dal punto di vista epistemologico, innanzitutto comporta una opzione fortemente antiscettica, cioè l'anima è potenzialmente nelle condizioni di pervenire alla conoscenza dell'essere, perché questo dominio ontologico non è estraneo, eterogeneo alla componente razionale dell'anima. Quando Platone descrive, voi sapete che molto spesso Platone ricorre
alla descrizione mitica dell'evento conoscitivo in termini di anamnesis, cioè di rammemorazione, di ricordo di un'esperienza che l'anima avrebbe avuto prima di incarnarsi. Seguendo nel viaggio metacosmico che le anime compiono a seguito degli dèi, descritto nel Fedro, nel momento in cui o nella misura in cui l'anima nel corso della vita terrena riesce a ricordare quella esperienza, quella visione, può conoscere le realtà e quindi la conoscenza appunto altro non è che anamnesi. Ma in realtà questa è una descrizione mitica. Dal punto di vista filosofico, ciò che sta alle spalle di questa idea è appunto la concezione della potenzialità dell'anima, cioè della capacità dell'anima di pervenire a una conoscenza piena della realtà. Naturalmente tutto ciò è difficile da raggiungere, Platone usa spesso l'adagio mobis, astento, difficile, ma non è impossibile, cioè non è preclusa costitutivamente all'uomo questa conoscenza. Saranno in pochi ad accedere pienamente alla conoscenza delle idee, ma questi pochi sono i filosofi dialettici. Ringraziamo il professor Ferrari per il suo intervento. Adesso facciamo una breve pausa per ricominciare con l'incontro di oggi. Ci vediamo qua tra 5-10 minuti e alle 6-10 ricominciamo. Sì.